Ciao a tutti, siamo qui con Roberto Di Meglio. Ultima intervista del sabato 4 maggio al Si Gioca 2013, dedicato alla città, giocarsi la città. Roberto è venuto a trovarci a Ferrara per due cose importanti. La prima è sicuramente la presentazione a livello nazionale di Senso e Glory, di cui è l'editore, e gioco che è stato presentato a livello mondiale la settimana scorsa a Londra. Quindi, nella nostra piccola piazza di Ferrara, la nostra piccola iniziativa culturale, che era solamente la terza edizione, ha avuto la possibilità di presentare un gioco che ancora da altre parti non è stato provato. A Modena per play era semplicemente in vetrina, noi abbiamo avuto l'occasione di sperimentarlo. E Roberto, come hai trovato questo nostro tentativo di proporre una tangente, di trovare una tangente tra cultura e gioco? E come ci hai trovato come giocatore? Come giocatori ferratissimi e espertissimi, credo che mi ha fatto molto piacere perché spesso, giustamente anche nell'ambito del mondo delle manifestazioni, degli eventi organizzati, eccetera, non necessariamente gli organizzatori sono anche degli appassionati, quindi qua trovare, come dire, un team organizzativo con varie anime, mi pare di capire da poco che ci siamo conosciuti, ma in cui anche la componente di gioco giocato serio, insomma, da veterani è presente e fa molto piacere, insomma, perché permette subito di trovare una sintonia. La manifestazione mi sta piacendo molto, appunto, poi c'è un eventone domani mattina legato a Wings, ma fino a quello che ho visto mi è piaciuto molto, mi è piaciuto il contesto, nel senso, quindi sia la sede degli eventi dove si sono svolti oggi, questa biblioteca bellissima, che insomma credo. No, ho visto l'uguale in pochi posti in Italia, lo spirito appunto di apertura, di coinvolgimento di tante tipologie di realtà diverse, insomma, e la città è bellissima. La seconda ragione per cui Roberto è qua a Ferrara è proprio l'iniziativa che abbiamo da una mattina di tentativo di battere il record mondiale di giocatori attorno al tavolo di Wings of Glory. E abbiamo deciso di trovare 100 giocatori e metterli a muovere aerei. Mi sembra una buona iniziativa. Tu cosa ne pensi, Roberto? L'iniziativa è eccezionale, tra l'altro appunto saremo visto nei pressi della lapide che c'è con il discorso di Diaz in cui annuncia la vittoria del 1918, quindi il contesto è anche perfetto. No, allora, la cosa bella di Wings of Glory è che è un gioco che grazie alla sua caratteristica, diciamo, principale, che è avere il turno simultaneo e anche grazie alla sua caratteristica di estrema semplicità e fluidità, si presta a essere giocato anche da tantissimi aerei, purché questi tantissimi aerei sono controllati da tantissime persone. E la cosa fantastica è che questo si può svolgere nel tempo di una normale partita fra due, fra quattro giocatori o comunque pochissimo di più, proprio perché tutti giocano allo stesso tempo. E quindi, diciamo, l'idea che si provi a rompere il muro dei 100 giocatori con un evento di questo tipo, poi in piazza mi sembra eccezionale. Gli aerei, oltre che muoverli, bisognerà anche abbatterli per riuscire ad arrivare in fondo alla partita, ma penso che sarà sicuramente un evento memorabile. Cultura e gioco. E come vede un editore la dimensione culturale del giocatore? Allora, è sempre un connubio che mi fa un po' spavento, nel senso che, allora, io credo che il gioco è intrinsecamente cultura, nel senso che il gioco di per sé, senza bisogno di fare uno sforzo particolare per renderlo culturale, per renderlo didattico, per renderlo serio, diciamo così, automaticamente crea cultura, perché crea cultura di aggregazione, crea cultura di stare insieme, crea cultura del seguire le regole. Spesso, come anche molti dei giochi che facciamo, crea un ponte verso la storia o comunque verso la conoscenza di meccaniche, che possono essere meccaniche economiche, meccaniche urbanistiche. Quindi, diciamo, il gioco spontaneamente è cultura.
Quindi credo che in questo senso sia giusto non forzare la mano più di tanto, non cercare di fare in modo che il gioco a tutti i costi sia culturale, sia didattico, eccetera, perché altrimenti si rischia di farlo diventare poco gioco e quindi snaturare la sua vera natura, che è poi quella di far divertire le persone. Quindi ecco, è un connubio, come dire, sicuramente vitale, ma bisogna stare attenti perché una delle due componenti può rischiare di andare a detrimento dell'altro. Cioè, il gioco deve essere prima di tutto divertente, perché altrimenti non è un gioco. Attraverso il suo divertimento automaticamente crea, secondo me, valori, crea cultura, e quindi bisogna lasciare, come dire, che si esprima liberamente in questo senso. La Ares Game, se ha due titoli di grande richiamo ormai, uno è Nessun Glory, l'altro sicuramente sarà Senza Glory. Quali sono gli altri progetti che stai mettendo in campo, se ce ne puoi parlare, insomma, almeno così indicativamente? Che cosa ci potrai offrire prossimamente? Beh, allora, diciamo, l'altra linea, diciamo, di prodotti molto importanti, che è quella che nasce con Guerra dell'Anello, no? Quindi il mondo del gioco da tavolo legato alle opere di Tolkien. E su questo mondo, appunto, dopo Guerra dell'Anello e l'espansione che abbiamo fatto, lo scorso anno, quest'anno avremo un'uscita molto importante, che è il gioco da tavolo della Battaglia dei Cinque Eserciti, e quindi in cui, diciamo, utilizza meccaniche affini a quelle di Guerra dell'Anello, per ricreare la battaglia finale dell'Hobbit, che è chiaramente questo triennio con il film di Peter Jackson è al centro dell'attenzione. Quindi la battaglia dei Cinque Eserciti è una delle nostre prossime importanti novità. L'altra novità importante che abbiamo è la riedizione di Incognito, che è un classico che è stato editato dall'MB negli anni 80 e ha avuto un grandissimo successo in tutta Europa, un gioco di deduzione molto bello di Alex Randolph e Leo Colovini, che è anche un gioco molto fruibile, nel senso un gioco per famiglie, come se vogliamo entrare nella tradizione di giochi classici di deduzione come il Cluedo, ma molto bello come ambientazione, molto bello il taglio della deduzione, eccetera. E questo gioco era inspiegabilmente fuori commercio e noi abbiamo acquisito nuovamente i diritti e lo stiamo rilanciando in parecchie edizioni, tra l'altro a livello europeo. Queste sono le prossime due importanti novità. Ovviamente continuiamo a sviluppare tutte le nostre linee, quindi continueremo a sviluppare Wings sia per la prima che per la seconda guerra mondiale. Sails ha avuto un avvio ottimo e insomma contiamo che ci dia parecchio da fare in futuro. E continuiamo anche a coltivare un aspetto che per ora è secondario, ma speriamo possa crescere in futuro, che è quello del gioco per famiglie. Quindi anche quest'anno facciamo, dopo Micro Monsters dello scorso anno, con un gioco di destrezza molto semplice, ispirato alla meccanica di base delle pulci, con personaggi di Goofy e un paio di meccaniche molto carine, quest'anno faremo un gioco di corsa di dinosauri, che anche qua c'è un paio di meccaniche secondo noi piuttosto divertenti, soprattutto c'è delle sculture di dinosaurini veramente deliziose, che penso che saranno uno dei punti di forza del gioco. Ma adesso espongo un desiderata. Giusto si diceva prima nella tavola rotonda se ci sono citati alcuni giochi. Io per la mia età sono appassionato, rimango legato a un vecchio gioco che mi piacerebbe rigiocare in forma magari modernizzata, che è Corteo, di cui si diceva prima con Andrea. Perché non ripubblicare un titolo come quello, ad esempio? Diciamo che allora un pensiero specificamente su Corteo, anche appunto in virtù della collaborazione con Andrea, l'abbiamo fatto effettivamente, anche se bisogna dire che io sono andato anche appunto a riguardarmelo proprio perché avevamo fatto una prima riflessione. E strutturalmente avrebbe bisogno comunque di una grossa revisione perché ha un fondamento di meccaniche di presentazione che è veramente, diciamo, legato alla sua epoca. Diciamo, oggi come oggi, non, era proprio un classico gioco con esagoni, È un combat gioco da exact table. Era un estremisti. gioco del, sì, da wargamisti estremisti, che al tempo riusciva a trovare anche un connubio con l'essere poi un gioco di massa, perché poi di fatto ebbe un'edizione non diffusa in pari auguri Mondadori, se non ricordo male, dopo la prima edizione di Alcunza.
Bisogna dire che, oltre appunto con l'aggiornamento sulle meccaniche, peraltro appunto non sarebbe né il primo né l'ultimo gioco che ritorna a essere presentato con anche un rinnovamento, un ammodernamento delle meccaniche, diciamo un po' come è successo anche nel cinema, con cui io vedo continui paralleli col mondo del gioco, il remake anche nel mondo del gioco dei giochi anni 70 e anni 80 è un filone abbastanza popolare e sfruttato. Diciamo, una cosa che ci ha fatto venire qualche dubbio è appunto la necessità di un grosso ammodernamento delle meccaniche, quindi alcuni giochi di quell'epoca erano già un po' più avanti rispetto al loro tempo e quindi diciamo ammodernamento è più facile, quindi secondo noi era un pochino più difficile. Il secondo aspetto è legato un pochettino alla natura oggi come oggi di Ares Games, che è quella appunto di un'azienda proiettata anche all'esterno, e mentre sappiamo che almeno per il pubblico italiano anche questa tipologia di giochi un pochettino più legate all'attualità veramente hanno avuto un loro seguito, un loro successo, sul resto del mondo è una cosa un pochettino più come dire, un po' più incognita, però non sappiamo, noi il nostro mercato principale è quello di lingua inglese e soprattutto quello statunitense, non sappiamo come un gioco, diciamo quello che è il principale fascino del remake, cioè quello di rivolgersi nuovamente a chi se lo ricorda con affetto da 20 anni, 30 anni fa, sicuramente non sarebbe un aspetto spendibile. Oltretutto poi si va su un ambito abbastanza interessante su cui che meriterebbe una riflessione approfondita, che è quella del gioco di attualità. Anche qui abbiamo avuto un'era, in Italia si è vista in modo particolare perché appunto grazie agli sforzi della Cunza e anche della rivista L'Espresso, ma anche altre, c'è stata un'epoca appunto nei tardi anni 70, primi anni 80, in cui l'instant game di attualità era un veicolo per parlare di attualità di pari di dignità come un instant book, se vogliamo. Mentre oggi, come forse anche in altri ambiti, il gioco tende a essere molto più di evasione. Quindi sarebbe da capire e anche interessante riflettere se è giusto che il gioco sia di evasione o se forse anche attraverso il gioco si possa anche parlare dell'attualità, perché poi appunto Corteo, al di là della sua connotazione anni 70, ma se pensiamo ai G8, ai Black Blocs, a tutti i movimenti che si stanno agitando oggi nell'Europa, sicuramente potrebbe avere una sua attualità e dovrebbe essere presentato in una chiave di attualità, per dargli un senso. Questa è una riflessione su cui secondo me un pochettino il mondo del gioco si deve interrogare, perché credo che alla fine, oggi come oggi, il gioco sia un po', forse inevitabilmente, perché molto spesso associato al mondo delle famiglie, molto spesso associato al mondo dei ragazzi, il gioco tende a evitare i temi scottanti, cioè mentre altri media possono parlare anche di cose discutibili, anche di cose dure, quindi se un libro parla o un film parla di determinati fenomeni, affrontare determinati temi un po' più forti, un po' più duri all'interno del gioco è un po' più difficile, diciamo, però secondo me è una riflessione che il mondo del gioco, se vuole diventare un media con la stessa dignità degli altri, deve fare. Benissimo, io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto, che stai facendo e farai domani per Si Gioca di Ferrara. Do appuntamento a tutti a più tardi, saremo alla sede dell'Associazione Gilda dei Giocatori per una partita o per una serie di partite dedicate, proprio una serie dedicata solo al gioco. In ogni caso, domani mattina, domenica, saremo in centro a Ferrara, Galleria Matteotti, per il record del mondo di Wings of Glory. Ciao a tutti. Grazie.